Siamo qui con Gianni Siccardi, capogruppo del gruppo PD da sempre per Loano, con Paolo Gervasi, capogruppo di Loanoi. Avete appena abbandonato il consiglio comunale. Chi vuole dei due cominciare a raccontarci che cosa è successo? Vado, vai, poi dopo magari okay. Ma non è successo nulla di strano. Ci siamo semplicemente limitati in sede di capigruppo, ma preventivamente abbiamo inviato il giorno, nella giornata di ieri, una comunicazione chiedendo, vista la numerosa mole di interpellanze che si sono accumulate, e non certo per nostre mancanze, ma il semplice fatto che in questi ultimi 5 mesi l'amministrazione ha convocato il Consiglio Comunale in sole 2 occasioni, occasioni comunque nelle quali non si poteva discutere di interrogazioni, trattandosi di consigli comunali dedicati ad argomenti che escludevano questo tipo di adempimento. Si parla di bilanci, questa cosa qua, il regolamento comunale prevede che le interrogazioni non possono essere discusse. Per cui ci ha portato a un accumularsi. Poiché il regolamento prevede ulteriormente un ulteriore vincolo, che è quello della discussione delle interrogazioni nell'arco massimo di 1 ora di tempo, ci siamo limitati a chiedere che, immaginando e credendo che comunque un'amministrazione così aperta avrebbe senza dubbio, senza ombra di dubbio, acconsentito, abbiamo chiesto semplicemente di permetterci di sforare per poter discutere argomenti che comunque interessano i cittadini, perché parliamo di Loano, non certo di quelle che sono le nostre beghe personali. E la risposta in capogruppo non è stata quella che è stata data ufficialmente questa sera dal sindaco sulle regole, sul gioco del pallone e su tutte queste amenità varie, è stata che non ha avuto il tempo di avvertire gli altri consiglieri, cosa che avrei potuto comunque tranquillamente fare, o semplicemente con una serie di sms, perché tutti abbiamo le chat e i modi per essere sempre in contatto in ogni momento della nostra giornata, oppure avrei potuto farlo tranquillamente con una comunicazione preventiva, una richiesta, una messa al voto in sede di apertura del Consiglio Comunale. Non è stata fatta e di fronte a questo tipo di chiusura noi non ce la siamo sentiti di andare avanti a discutere, perché abbiamo visto che manca completamente l'interesse da parte di questa amministrazione di voler affrontare in quello che è il luogo deputato per antonomasia a luogo aperto ai cittadini affrontare determinate tematiche comunque che sono in quel caso della nostra città. Tutto qua. Capogruppo Gervasi, abbiamo sentito le date delle prime 4 di queste 8 interpellanze, vogliamo ricordarle un attimo? Adesso a memoria me l'avevo appuntata, comunque 11 gennaio è stata la prima, la più datata presentata, che riguardava il decreto sicurezza, e poi le altre a seguire sono tutte del di marzo e la più datata era dei primi di aprile, quindi a cavallo fra i 2 consigli comunali del 28 di febbraio e del 30 di aprile si sarebbe potuto tranquillamente convocare un ulteriore consiglio comunale che non avrebbe comportato particolari problematiche dal punto di vista tecnico, perché si trattava solo di discutere delle interrogazioni senza necessità di commissioni e consigliere preventivi. Capogruppo Siccardi, c'è stato anche un attimo di fervore quando c'è stata quella risposta di carattere calcistico? Beh, diciamo che in maniera molto esaustiva il collega Gervasi ha già ampiamente discusso l'argomento. Diciamo che ci troviamo per l'ennesima volta di fronte a persone che manifestano la loro incompetenza nel governare la città, perché ribadisco, il nascondersi dietro all'interrogazione vuol dire in maniera inequivocabile non avere una risposta coerente da dare, e si è visto solo nel modo in cui hanno risposto alle nostre 4 interpellanze. Addirittura abbiamo presentato come prima il decreto di sicurezza e il sindaco ha avuto la bella arguzia di leggermi i 42 capitoli del testo su cui noi abbiamo fatto l'interpellanza, quindi non siamo come loro, per fare un'interpellanza ci prepariamo, e quindi voglio dire, è evidente a tutti questo modo latente di voler nascondere i problemi e di volersi nascondere. Diciamo che questa giunta ha dei problemi operativi che sono veramente seri, nel senso che non si capisce chi governa e come governa, perché se noi facciamo delle obiezioni con il potere amministrativo ci dicono non dovete attaccare noi ma dovete sentire il potere politico, se come questa sera facciamo delle osservazioni sul potere politico viene fuori che loro non è di competenza loro ma del potere amministrativo. Ora è vero che siamo come minoranza, lo dice già il nome, limitati di un'intellettività abbastanza emarginata, però non siamo così stupidi da poter accettare quelle che sono le loro argomentazioni. Faccio seguito alla domanda che mi ha fatto: in consiglio comunale che un sindaco mi viene a fare un parallelo
tra i regolamenti di un ente che è il Comune di Loano, che è la massima espressione politica, amministrativa e gestionale, con le regole del calcio, è una cosa che non posso assolutamente accettare, perché è un'offesa non solo nei confronti della minoranza ma nei confronti del Paese. Noi volevamo parlare di via Garibaldi, volevamo parlare dei bandi di gara per le società sportive, volevamo parlare della Marinella, volevamo, cioè gli argomenti sono tanti, il problema è che non trovano mai il modo o non vogliono trovare il modo di presentarli in Consiglio Comunale. Ci dispiace lasciare il Consiglio, ma lo facciamo perché è l'unico motivo di diniego che abbiamo nei loro confronti. E visto che siamo ai primi di giugno, quindi è ancora fresca la memoria dello scorso 25 aprile, si è parlato oggi anche di 25 aprile. Noi abbiamo presentato una mozione che volevamo, proprio per quello che sta girando in Italia, dove sempre gli amici del sindaco Pignocca lo definiscono un derby, è un derby che purtroppo ha lasciato molte vittime sulla strada d'Italia e abbiamo scritto una Costituzione che è unica nel mondo. Volevamo allargare questo discorso perché poi non venga fuori che Bella Ciao è un inno comunista o il diario di Anna Frank sia una istituzionalizzazione del comunismo. Alla resistenza hanno partecipato tutti, ha partecipato Mattei, ha partecipato Olivetti e hanno partecipato anche tanti compagni comunisti, ma se dobbiamo un briciolo di libertà a tutti lo dobbiamo ai nostri padri. E il fatto che anche sotto questo profilo la natura leghista di questa amministrazione è inconfondibile, nonostante poi al bar ti dicono ma io non entro in Belin, no? Come fanno qua, quando si tratta di prendere dei provvedimenti di carattere amministrativo e politico, prendono i provvedimenti più seri e più vergognosi nei confronti del Paese e della cittadinanza. La Lega ha preso i suoi voti, sono convinto che li perderà, perché sparo alle pance e poi bisogna riempirle queste pance. Invece al momento, come si è visto tra le discussioni tra CIP e CIOP, di positivo non arriva nulla. Ma non voglio fare un discorso politico, voglio mantenere saldi i capisaldi che sono della storia nostra. Il 25 aprile è una ricorrenza che non solo non va dimenticata, ma va meglio esplicitata, perché qualcuno comincia a fare confusione.